Oggi la SPAL ha deluso, ha perso 1-0, ma ha deluso. Sì, hanno deluso, abbiamo visto poco sacro furore in campo, salvo gli ultimi minuti. E purtroppo adesso siamo le ultime tre neopromosse, siamo tutte e tre là dietro. Peccato perché il Sassuolo non è niente di speciale, quindi la cosa fa ancora più male. Si aspettava un riscatto dopo la partita di domenica scorsa? Sicuramente, sicuramente, anche perché la prima mezz'ora di Bologna è stata una bella mezz'ora, purtroppo non abbiamo ancora il colpo del KO e adesso siamo penultimi. Grazie mille. Di niente. Chi le è piaciuto oggi della squadra e chi invece non le è piaciuto? Ma la Spal non ha giocato molto bene oggi. Mi è piaciuto Antenucci e non mi è piaciuto Vicheri. La classifica adesso è corta? Molto corta, molto corta. Grazie. Ciao. Oggi la partita 1-0 per il Sassuolo, secondo lei dov'è che è mancata la Spal? All'attacco, all'attacco. Ha avuto tante occasioni e non ha mai fatto un gol. È l'attacco che manca. E cosa può fare Semplici? Purtroppo i due acquisti che dovrebbero fare i gol non li fanno. Grazie mille. Oggi la Spal ha perso 1-0 col Sassuolo. Quali giocatori le sono piaciuti e quali invece non le sono piaciuti? No, Rizzo mi è piaciuto, e Bonazzoli. Chi non mi è piaciuto è Schiattarella. Schiattarella non è all'altezza, secondo la me. La squadra come mai, secondo lei, non è riuscita a recuperare 1-0 dopo un minuto di gioco? Era già sotto, abbiamo avuto 89 minuti più recupero. Ha tentato, ma non c'è stato niente da fare. Ha provato in tutti i modi, ma non ce l'ha fatta. Adesso la classifica si fa difficile. Bisogna lottare ancora, ci sarà da lottare, fino alla fine. Un'altra sconfitta per la Spal, come commenta questa partita? Una sconfitta che purtroppo con l'andamento del gioco ci sta tutta. E credo che faremo molta fatica a salvarci. E Semplici cosa dovrà fare secondo lei per invertire la rotta? Dovrebbe inserire almeno due giocatori in ruoli importanti. Quali giocatori? Io proporrei Mora e schierare Bonazzoli all'attacco al posto di uno dei centrali. Quindi Borriello non le piace per ora? Borriello purtroppo l'abbiamo preso sperando che facesse 50 km in una partita, invece Borriello gioca in area e in area purtroppo di palle ne riceve pochissimo. Ok, grazie mille, grazie. Un altro errore individuale da parte di un giocatore della Spal, Vicari in questo caso, ha indirizzato la partita verso la sconfitta. Sassuolo infatti ha vinto 1-0, poteva raddoppiare se non fosse stato per Gomis. Sì, l'errore individuale c'è, devo dire è arrivato subito e ha forse tagliato un po' le gambe all'inizio. Poi secondo me la squadra ha anche reagito in maniera anche fin troppo ordinata, però ha reagito bene. È chiaro che lì in Serie A questi errori si pagano. Se tu subisci un gol che non devi subire e poi riuscire a farne due a una squadra organizzata come il Sassuolo, e comunque è una squadra che sa salvarsi, dopo diventa difficile. Il periodo è anche sfortunato perché il palo di Antenucci lo dimostra, e quindi sì, mi dispiace per Vicari perché è un bravissimo ragazzo, secondo me è un ottimo difensore, quindi assolutamente non è colpa sua la sconfitta, però è chiaro che un errore così si paga. E Semplici cosa dovrà fare già dalla prossima partita? Beh, adesso Semplici ha due partite in tre giorni, quindi può sfruttare queste due partite per fare dei cambi. Uno su tutti credo che sia Rizzo, insomma, è entrato, ha fatto bene. A Possimora? Non lo so, io non mi azzardo a togliere il capitano dalla squadra, però sicuramente al centrocampo qualcosa deve fare. Dietro ha dimostrato la squadra che comunque, al di là dell'errore individuale, ha retto. Bisogna iniziare ad avere un centrocampo più solido per fornire palloni importanti alle punte, perché sennò se non si segna 0-0 tutte le partite dura da tenere.